Dallo shopping alla musica, ma anche mostre, spettacoli e sfilate di moda, è tutto pronto per la prima edizione di Vomero Notte, la manifestazione promossa dalla Quinta Municipalità che sabato 29 settembre illuminerà di eventi l'intera zona collinare. Da Piazza Immacolata fino al Piazzale di San Martino sarà istituita un'unica grande area pedonale che ospiterà artisti di strada, esposizioni di pittori e scultori, concerti ed altre performance artistiche. Ci saranno inoltre iniziative in collaborazione con la Sovrintendenza, l'Accademia di Belle Arti, il Conservatorio e la Camera di Commercio. Vomero Notte per dare un senso compiuto al lavoro che stiamo facendo in municipalità da tanti anni, un lavoro che guarda all'arte, alla cultura, al cinema, allo shopping, e lo vogliamo fare anche in un momento di particolare crisi per rivitalizzare un territorio che sicuramente è leader nella nostra città, nella nostra regione, come uno dei centri commerciali più accreditati in tutta Italia. Vomero, che può essere, come dire, capofila di un ragionamento più complessivo, a testimonianza della vivacità, nonostante tutto e tutti, del nostro commercio, dei nostri imprenditori, che, come dire, nonostante un periodo di grande crisi, un vero tsunami che ancora ci sta travolgendo, hanno ancora voglia e grinta di essere presenti. Sabato sera i negozi del Vomero rimarranno aperti fino a mezzanotte e per facilitare gli spostamenti i parcheggi metropolitane e funicolari saranno in funzione fino alla fine della manifestazione. Tra gli eventi in programma per Vomero Notte è anche un quadrangolare di calcio allo Stadio Collana ed alcune proiezioni cinematografiche della rassegna Napoli Film Festival previste a Castel Sant'Elmo. La Notte Bianca del Vomero si concluderà con uno spettacolo al Piazzale di San Martino. Io ci sarò. Come me, sono convinto, ci saranno non solo tutti i vomeresi, ma tutti i napoletani che vorranno venire grazie al trasporto pubblico e anche i turisti, perché vogliamo ricordarlo, in un momento di crisi, Napoli è una delle città più colpite dalla crisi, l'amministrazione di Napoli è quella che ha avuto il taglio più forte dai governi, 350 milioni di euro, tagli pesantissimi che ricadono sui servizi, eppure Napoli è l'unica città d'Italia che ha registrato ad agosto e settembre un forte aumento di turisti. Quindi questo è dovuto evidentemente a una buona organizzazione della macchina pubblica, ma anche soprattutto da una grandissima partecipazione dei napoletani a questa fase di rinascimento che durerà a lungo e che ci porterà lontano, soprattutto in termini di ripresa economica e di occupazione.